Do la parola alla professoressa Antonioli, la quale ci ha promesso di illustrare lo studio fatto sul nostro paese. Prego. Grazie mille. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Sarò non rapida, ma rapidissima, nel senso che mi hanno dato dei tempi stringenti, giustamente. L'obiettivo sarà quello di mettere in luce quelle che sono le principali conclusioni o spunti di discussione che emergono, anche al fine di alimentare il dibattito che si terrà dopo il mio intervento. Rapidissimamente l'idea è quella di presentarvi quelli che sono i principali risultati del rapporto 2012 dell'Osservatorio Alleanze e Strategie. Se va avanti. Aspetta. Ecco, perfetto. Osservatorio Alleanze e Strategie nel mercato pan-europeo delle utilities, che è un osservatorio di AGC che ha come finalità il monitoraggio costante, tant'è che quasi ormai, se non erro, 10 anni che viene fatto questo tipo di attività, quindi il monitoraggio costante di tutto il mondo delle utility italiane sicuramente e più recentemente anche europee. Quindi l'obiettivo è quello di avere un focus critico e anche in un certo senso prospettico, nel senso che l'obiettivo non è tanto è analizzare quello che è stato, ma anche fare formulare degli scenari su quello che sarà, descrivendo driver strategici, dinamiche, evoluzioni di quelli che noi riteniamo essere settori delle utilities di particolare interesse, primaria importanza, quindi sicuramente l'energetico, elettricità e gas, idrico e rifiuti. In che modo? Non analizzando l'intero comparto, perché in effetti la disponibilità dei dati non sarebbe così precisa e puntuale, avremo qualche difficoltà in termini di formulazione delle conclusioni, ma focalizzandoci su quelli che sono i principali player di ogni comparto, che però in realtà nel momento in cui andiamo a verificare quelle che sono le quote di mercato vediamo che ricoprono buona parte del mercato di riferimento. Se parliamo dell'energetico siamo probabilmente sul 50%, idem per il gas, per l'idrico e i rifiuti percentuali ancora più elevate. Tematiche affrontate sono molteplici, infatti dicevo è un rapporto abbastanza corposo che ha un metodo, una metodologia di analisi abbastanza puntuale e dettagliata, qui brevemente riassunte per quelli che sono i focus principali, sicuramente le performance delle utility che sono l'indicatore che ci dà un po' il polso della situazione, ci dice cosa va e cosa non va e come sta andando, quelle che sono le politiche di investimento e qui ripeto l'enfasi su anche le prospettive di sviluppo futuro, vedere come ci si comporterà nell'immediato futuro, nel senso che noi abbiamo una prospettiva di analisi che è varia dai 5-6 anni perché dopo è tirare un po' a casaccio, tra virgolette, visto come varia rapidamente il mercato. Vedere qual è il mercato di riferimento, che è un mercato che abbiamo visto anche illustrato dagli interventi che mi hanno preceduto, essere anche in forte evoluzione, dopo anni di sostanziale stagnazione, se possiamo dire, ultimamente sta cambiando in maniera piuttosto rapida. Di conseguenza quali sono le strategie di riorganizzazione delle utility, che comunque si muovono in maniera abbastanza dinamica, sicuramente più dinamica ora che in passato, per adeguarsi a questo nuovo contesto di riferimento. Un focus abbiamo messo sulla crescita delle rinnovabili che tra tutte le varie strategie è una di quelle più importanti, per finire quindi con un occhio su quelli che sono stati gli accordi che sono intervenuti fra le utility italiane o quantomeno fra accordi che hanno visto coinvolta almeno una utility italiana nel corso del 2011 per avere, ripeto, anche qui un'idea di come ci si muove in termini di crescita esterna. Questo è l'indice della presentazione, partirei quindi dal contesto di riferimento, contesto di riferimento che appare caratterizzato da tre drivers che possono essere riassunti in maniera piuttosto sintetica come un nuovo contesto politico normativo. Abbiamo assistito tutti recentissimamente a quella che è la riforma del sistema dei servizi pubblici locali, che è già avvenuta, quindi se non sbaglio l'ultimo provvedimento è del decreto legge del 24 gennaio 2012, ma in realtà era stata preceduta già nel corso del 2011 da una serie di interventi precedenti che avevano appunto come obiettivo quello di aprire il mercato, quindi fornire una nuova prospettiva di liberalizzazione. Qui concordo con l'intervento del dottor Fortini che mi ha preceduto, la liberalizzazione non deve essere in realtà il fine, ma è il mezzo per.
L'obiettivo non è liberalizzare, ma è massimizzare l'efficienza, è avere un contesto migliore, e quindi sostanzialmente ci si può arrivare attraverso questo mezzo, ma non bisogna poi fissarsi, tra virgolette, o enfatizzare in maniera eccessiva. Quindi, ripeto, una serie di riforme legislative che, se da un lato contribuiscono a aprire, rendere anche più dinamico il settore, dall'altro hanno come contraltare il fatto di essere spesso percepite dagli operatori del settore anche come fonte di incertezza, come fonte di rischio regolatorio, tant'è che il susseguirsi relativamente rapido degli ultimi tempi di questo tipo di provvedimenti lascia sempre un attimo, cioè crea sempre un attimo di incertezza appunto in chi deve effettuare poi delle scelte di riorganizzazione strategica. Esiti referendari, sappiamo tutti che a giugno dello scorso anno c'è stata una serie di pronunciamenti che hanno avuto come oggetto proprio il settore dei servizi pubblici, quindi tutta la parte di presunta, tra virgolette, spinta alla privatizzazione che è stata frenata in quanto interpretata come obbligo, più tutta la parte ancora più importante relativa alla dinamica del settore idrico che in un certo senso ha, non dico bloccato, ma ha creato una serie di paletti in effetti in questo, in tutta la parte di investimenti per questo tipo di aziende. Normativa ambientale, cito un provvedimento che è il più noto di tutti, che è la direttiva 2020, e sostanzialmente da qui tutto quanto attiene in un certo senso il miglioramento della qualità dell'ambiente attraverso il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, e ripeto anche in questo caso il resito referendario relativo al nucleare, che anche ha dato una spinta verso probabilmente un rinnovato interesse verso questo tipo di settore. Anche il contesto economico-sociale conta ed importa, perché? Perché le caratteristiche stesse del settore delle utility sono tali per cui la componente sociale di questo tipo di attività ne mina sostanzialmente, ne indirizza l'attività per forza di cose, e quindi bisogna prendere in considerazione una serie di questioni, prima di tutte comune probabilmente anche a tutte le altre aziende del settore, ma magari più incisiva per un settore come quello delle utility, che ha un ricorso al debito abbastanza marcato, il tema della crisi economica e del razionamento del credito, quindi la difficoltà di ottenere finanziamenti sostanzialmente e di ottenerli ad un tasso che permetta effettive politiche di sviluppo. Il tema della sovraccapacità produttiva, già stato accennato per il settore energetico, sappiamo bene tutti quali sono le conseguenze che ha comportato, in realtà è presente anche per il settore idrico ambientale in una certa misura, perché nella misura in cui diminuisce la quantità di rifiuti prodotta posso avere la necessità di dover disporre di materia prima per rendere produttivi i miei impianti, idem per il servizio idrico. Inasprimento della concorrenza del gas è sicuramente un fattore positivo, perché avere un mercato particolarmente concorrenziale, soprattutto dal lato clienti finali, è un vantaggio, probabilmente lo è un po' meno a livello di aziende che si scontrano in maniera anche piuttosto aggressiva per conquistare il mercato libero a valle. Infatti vedremo che una delle strategie è proprio quella di ulteriore espansione nel downstream, nelle fasi libere. La questione ambientale, quindi tutto il tema, ripeto, del rispetto dell'ambiente, e quindi questa rinnovata spinta verso le rinnovabili, che però hanno anche luce e ombre, tra virgolette, perché hanno comunque un costo che deve essere sostenuto dalla collettività, e il legame con il territorio, che è una caratteristica tipica, peculiare delle utilities, cioè il fatto di nascere sul territorio di riferimento, di servire il territorio di riferimento, di essere identificate da quelli che sono i clienti finali, tra virgolette, come soggetto che eroga determinati servizi, ed è un valore aggiunto molto molto importante. L'evoluzione tecnologica, in un certo senso self-explaining, nel senso che tutte quelle che sono state le modifiche nelle FER, nella generazione delle reti, hanno determinato nel loro complesso la necessità di un riorientamento strategico delle utility, quindi c'è volontà di questi soggetti di adeguarsi a questo rinnovato contesto di riferimento.